Benvenuti a tutti con le nuove pillole di Santità Salesiana. Siamo nel 1936 in Spagna. La guerra civile spagnola, che vede contrapposti nazionalisti e repubblicani, ha spaccato in due la popolazione. I bombardamenti aerei, principalmente concentrati su obiettivi civili, usati per la prima volta nella storia bellica, hanno gettato sgomento tra la popolazione. Ricordiamo uno fra tutti il bombardamento di Guernica, cittadina al nord della Spagna. Nella regione di Valencia, così come in tutto il resto della Spagna, i rastrellamenti dei nazionalisti, che saranno poi comandati tristemente dal famoso generale Franco, e la rappresaglia dei repubblicani si concentrarono nell'eliminazione dei personaggi definiti scomodi. Il risultato è espresso chiaramente nel prologo della presentazione dei nuovi beati avvenuta nel 2000, quando venne annunciata la conclusione del processo di beatificazione, la cui celebrazione viene fissata il giorno 1 marzo 2001. La famiglia salesiana si rallegra per la lieta notizia della beatificazione di 32 suoi membri e precisamente 29 salesiani, due figli di Maria Ausiliatrice e un laico. Tutti martirizzati durante la guerra civile per aver testimoniato con chiarezza che Gesù è il Signore. Il 1 marzo 2001 saranno beatificati a Roma, insieme ad altri 201 martiri della diocesi di Valencia, per diventare così modelli di vita ed intercessori per la Chiesa universale. Tutti questi hanno testimoniato con il sangue che la legge fondamentale della vita, anche nella sofferenza e nella persecuzione, è l'amore. Per questo vogliamo che il ricordo di questi insigni fratelli rimanga vivo nella coscienza della nostra famiglia e che la loro eroica testimonianza di fede ci stimoli a diventare discepoli più fedeli a Cristo. Si tratta di 32 vite semplici, alcune troppo brevi, offerte giorno dopo giorno per il servizio dei giovani. Fedeli nel poco, diventarono capaci di testimoniare con il dono della propria vita, che Né morte, né vita, né creatura alcuna, hanno potuto separarli dall'amore di Cristo. ma essi lo hanno vinto per mezzo dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Essi regnano con Cristo per sempre. Riportiamo un piccolo pensiero di Don José Calasanz, che, incarcerato, cercava di rincuorare i suoi confratelli detenuti con lui. Figlio mio, dobbiamo avere più fiducia nella provvidenza. Scritta sul muro ti ha indicato la via, guadagnare.